Grazie, grazie Luca, grazie agli organizzatori del convegno per avermi invitata. Credo che sia davvero un'occasione per noi storici di misurarci su un tema molto complesso. Ma la mia relazione, contrariamente a quello che diceva Luca, in realtà non sarà molto complessa, perché ho preferito insistere sui caratteri principali della politica di Giscard nel Mediterraneo, senza ovviamente soffermarmi su casi specifici. Il caso specifico, se volete, in particolare il caso delle relazioni con la Libia, quello che tocca forse più direttamente il tema di questo incontro, e verrà trattato dai miei colleghi. Giscard ha... Prima di tutto Giscard, sapete, arriva all'Eliseo nel 1974 dopo una campagna presidenziale molto rapida, perché c'è l'emergenza della morte del presidente Pompidou, Giscard in campagna elettorale utilizza come parole d'ordine delle parole d'ordine che richiamano scientemente il lessico della Repubblica gollista, parla di dignità e indipendenza della Francia. Ma lo slogan della campagna elettorale di Giscard è il cambiamento nella continuità. È facile domandarsi dove poteva risiedere il cambiamento e dove poteva risiedere la continuità. Vale a dire che all'indomani del suo insediamento all'Eliseo ci si chiede se prevarrà il cambiamento o prevarrà la continuità, soprattutto in materia di politica estera francese. Perché il cambiamento? Perché effettivamente Giscard rappresenta sulla carta almeno una soluzione di continuità nella vita nella breve vita della Quinta Repubblica Francese, perché Giscard non è un gollista, è un liberale centrista e soprattutto Giscard è un europeista convinto, europeista in modo cerebrale più che appassionato e passionale. La continuità di Giscard però poteva essere invece un'arma vincente. In fondo Giscard era sì liberale, però si era già sporcato le mani con i gollisti. In particolare Giscard era stato per lungo tempo ministro delle finanze, prima con De Gaulle e poi con Pompidou. La continuità e discontinuità eventuale del settennato di Giscard toccava direttamente la politica estera della Francia. Ora Giscard aveva una vasta conoscenza degli ambienti internazionali, però fino a quel momento li aveva vissuti dalla prospettiva del tutto particolare di ministro dell'economia e delle finanze. Ammetteva senza alcun problema lo stesso Giscard che doveva acquisire delle competenze che in quel momento non aveva in merito proprio alla strategia internazionale della Francia. Nell'ottobre 74, a qualche mese dall'insediamento all'Eliseo, che è del maggio, Giscard chiarisce quali sono gli itinerari della sua politica estera. Quattro sono le parole d'ordine: sovranità di decisione, niente di nuovo sotto il sole, sovranità di decisione è una specie di mantra della Quinta Repubblica, respiro mondialista, e sul mondialismo giscardiano si è molto discettato, non si è capito ancora oggi esattamente che cos'era, perché poteva essere semplicemente una sorta di gollismo all'acqua di rose, gollismo sommato e mescolato al terzo mondismo, approccio liberale, e anche sull'approccio liberale le cose sono abbastanza sfumate, soprattutto, ed è qui che matura la rottura rispetto ai predecessori, concertazione e negoziato, dice Giscard, da privilegiare rispetto al confronto. Qui era una vera e propria rottura, non tanto con Pompidou quanto con la tradizione gollista. La parola che viene utilizzata è decrispation, vuol dire un rilassamento dei segni del volto, in realtà è difficile da tradurre in italiano se non con decontrazione, cioè bisognava far vedere, superare la drammaticità delle scelte di De Gaulle e scegliere un approccio più morbido, possibilmente multilaterale. In effetti è sulla concertazione che Giscard vuole basare la sua politica estera, e uso non a caso l'espressione sua politica estera, perché Giscard
dirà a un certo punto, si sbottona e dice: io sono il vero ministro degli esteri. Non a caso i ministri degli esteri del settennato Giscard sono tutti diplomatici, vale a dire che servono a Giscard per le loro competenze specifiche di mestiere, ma non devono avere un respiro e la volontà di imprimere una vera e propria cifra personale su una politica estera che deve rimanere del presidente. La politica estera francese in realtà nella Quinta Repubblica anche prima era condotta dal presidente della Repubblica, però in realtà la lettera della Costituzione della Quinta Repubblica non è precisa al riguardo. La politica estera della Francia fino al 1981, vale a dire nel settennato di Giscard, sarebbe stata quella di Giscard. Ora, il problema è che Giscard non ha competenze in politica estera e non ha competenze in particolare sul mondo mediterraneo. Anche questo verrà detto da Giscard con grande umiltà e Giscard si rende conto però che queste competenze vanno acquisite al più presto, perché la Francia deve avere una politica ben organizzata e molto precisa sul riguardo al quadro mediterraneo. Deve averla perché per una banale questione di prossimità geografica, di prossimità anche storica, per la storia che diceva quanto la presenza francese era stata radicata in particolare in alcune regioni del bacino mediterraneo, per l'importanza degli scambi economici, per assicurare la pace sociale in Francia, perché nel territorio metropolitano era presente una vasta collettività di cittadini arabi musulmani. Ora, indirizzandosi al bacino mediterraneo, i due profili d'azione privilegiati durante il settennato Giscard, che vengono quiscissi, ma in realtà sono le due facce della stessa medaglia, sono quello economico e quello politico. Sono strettamente correlati perché Giscard, vi ricordo, arriva nel 1974 all'indomani dello scossone che aveva fatto tremare davvero gli equilibri internazionali, non solo sul piano economico, della crisi petrolifera del 1973, innestata da una delle tante fasi del conflitto arabo-israeliano. Cosa fa Giscard di fronte all'emergenza che è per la Francia un'emergenza anzitutto economica? La Francia nel corso del settennato di Giscard arriva a punte di inflazione del 34%, cioè se la gioca con l'Italia in sostanza. Giscard decide prima di tutto di cercare di rendere meno pesante la dipendenza energetica della Francia rispetto ai paesi produttori di petrolio, e quindi viene varato un vasto programma di costruzioni di centrali nucleari sul suolo nazionale. In secondo luogo, sul piano proprio per affrontare in termini globali, secondo il mondialismo giscardiano, il problema energetico, la Francia di Giscard si pone come punta di diamante di un programma di rifondazione delle relazioni fra nord e sud. È un programma che riceve una spinta sostanziale e sostanziosa dall'approvazione nel maggio del 1974 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite del nuovo ordine economico internazionale, in sigla NOEI. Giscard si butta a capofitto in questa impresa, viene convocata a Parigi una riunione della Conferenza della Cooperazione Economica Internazionale, che dura un anno e mezzo, dal dicembre del 75 al giugno del 77, è un risultato di immagine sicuramente positivo per la presidenza di Giscard, perché a Parigi arrivano 27 delegazioni nazionali, e in realtà poi i risultati sono assolutamente deludenti. Risultati altrettanto deludenti avrà l'altra idea di Giscard, questa lanciata nel 1979, che era una specie di nuovo ordine economico internazionale su scala ridotta, l'idea del Trilog. L'idea del Trilog prevedeva di affrontare il tema dello sviluppo dell'Africa e del variegato mondo dei paesi in via di sviluppo, ponendo le conoscenze tecnologiche
del mondo occidentale e i capitali dei paesi arabi produttori di petrolio a servizio dello sviluppo economico africano. Anche questo non va in porto. L'idea è appunto quella di trovare un sostituto al miraggio di un Noè che non aveva funzionato. L'insuccesso delle due iniziative è probabilmente legato anche alla difficile collocazione della Francia, cioè i contorni della partecipazione francese a questi progetti non sono chiarissimi, perché in fondo la Francia poteva sì mostrarsi particolarmente sensibile ai temi del dialogo con i paesi della sponda sud del Mediterraneo, però in fondo era un paese profondamente occidentale e anzi era un paese profondamente toccato dalla crisi economica. E se il giudizio storico su queste iniziative è impietoso, cioè sono due fallimenti, in realtà bisogna anche considerare che la montagna partorisce comunque qualche topolino anche di una qualche importanza, perché in fondo è proprio sulla base di queste iniziative che vanno incontro all'insuccesso che poi si riuscirà come comunità economica europea a giungere alla firma delle due convenzioni di Lomé, quella del 75 e quella del 79. Le convenzioni di Lomé, vi ricordo, sono le convenzioni con i paesi ACP, Africa, Caraibi e Pacifico, che rappresentano un modo di sistematizzazione dei rapporti fra i paesi della comunità e questi paesi. Ma la discontinuità maggiore del settennato Giscard rispetto alla politica mediterranea svolta dai predecessori riguarda decisamente il problema arabo-israeliano. Ed è su questo che Giscard, è vero, in qualche modo recupera prospettive aperte dalla presidenza Pompidou, però le porta davvero alle estreme conseguenze. Vi ricordo, lo dirà molto meglio di me Massimiliano, ma nel teatro medio orientale, la fase 1974, gli inizi della presidenza Giscard sono connotati da una serie di evoluzioni, in particolare dalla crescente influenza della Siria e dell'Arabia Saudita e soprattutto dallo sviluppo in forme sempre più cruente dell'azione dell'Organizzazione di Liberazione per la Palestina, quindi dell'OLP. La Francia procede praticamente a tappe forzate. Nell'agosto del 1974 viene deciso la fine dell'embargo ai paesi belligeranti nel Medio Oriente, che era stato deciso all'indomani della guerra del 67. Nel 1974 la Francia si rifiuta di aderire alla proposta americana di creare una specie di fronte occidentale deliberatamente anti-OPEC. Nell'ottobre del 1974 la Francia vota in Assemblea Generale delle Nazioni Unite a favore di una risoluzione che invita l'OLP a partecipare ai dibattiti al Palazzo di Vetro, in cui si prende in considerazione il problema arabo-palestinese. Il 21 ottobre 1974 c'è uno storico incontro tra Arafat e il ministro degli esteri francese, storico perché è la prima volta che Arafat ha un incontro con l'esponente di un governo occidentale. Il 24 ottobre 1974 Giscard esprime quella che viene ritenuta da tutti la presa di posizione ufficiale della Francia sul problema palestinese. È quella che viene ritenuta l'annuncio della dottrina palestinese della Francia. Giscard parla di una patria palestinese. È vero, sia De Gaulle negli ultimi anni della sua presidenza, sia Pompidou nel corso del suo settennato sono sempre andati avvicinandosi al mondo arabo, ma mai con una decisione di tale portata. Nell'ottobre 75 il governo decide di
dare il suo ok all'apertura di un bureau dell'OLP a Parigi. Si tratterebbe del terzo bureau dell'OLP in tutto il mondo, dopo quello a Mosca e Nuova Delhi. Poi si decide di costruire a Parigi l'Institut du Monde Arabe, che tutti quelli che vanno a Parigi conoscono, perché fra l'altro è anche enorme sulla Senna, e è il segnale della volontà del governo francese di spingere i concittadini a avere maggiore conoscenze del mondo arabo. L'obiettivo della politica di Giscard sembra essere decisamente quello di spingere l'OLP a diventare un interlocutore efficace per la soluzione del problema arabo-israeliano, perché costringendolo al dialogo, di per sé questa apertura di credito porterà l'OLP a rinunciare ai metodi terroristici. Ora, questo spiega, se volete, in qualche modo anche la disapprovazione, o meglio la freddezza francese riguardo agli accordi di Camp David, che, come ricordava il professor Nuti stamattina, rappresentano una svolta fondamentale per tutto quello che succede con l'Egitto, che viene espulso dalla Lega Araba, eccetera, eccetera. Ora, che cosa si contesta al processo di Camp David? Si contesta il fatto che il risultato è del tutto parziale, cioè l'amministrazione Giscard non può ritenere soddisfacente un accordo che sana solo una parte del problema. Secondo Giscard, il problema invece va preso di punta e va affrontato il tema del regolamento d'insieme del problema arabo-israeliano. Come si fa? Prendendo il testimone da Pompidou, la decisione di Giscard non è tanto quello di recuperare una vecchia idea di De Gaulle, che aveva detto il problema arabo-israeliano si potrà risolvere con una conferenza fra i quattro grandi sul Mediterraneo, ma spingere la comunità economica europea a prendere una posizione. Questa posizione, di cui vi parlerà diffusamente il professor Graglia, è la dichiarazione di Venezia del 1980. Naturalmente, la presa di posizione a favore dei palestinesi del Consiglio di Venezia ha come conseguenza un peggioramento dei rapporti con Israele, peggioramento verticale. E a fare da detonatore a questo peggioramento due episodi. Nel 1977 la Francia decide di espellere verso l'Algeria e non verso Israele o la Germania, che avevano chiesto di riceverle, Abu Daoud, che è ritenuto responsabile degli attentati alle Olimpiadi di Monaco 1972. Questo già rappresenta un brutto colpo nelle relazioni tra la Francia e Israele. Il colpo finale è la reazione troppo blanda all'attentato dell'ottobre del 1980 a Parigi. È un attentato alla sinagoga in Rue Copernic, è il primo attentato antisemita in Francia dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. Il governo, allora guidato da Raymond Barre, ha una posizione. Diciamo che Raymond Barre fa una gaffa spaventosa. Lui dirà: è stata una gaffa, ma in realtà è una gaffa imperdonabile, perché il giorno stesso dell'attentato, Barre, intervistato al telegiornale, quello più seguito, alle 8 di sera, dice che l'attentato alla sinagoga è un gesto deplorevole, naturalmente, soprattutto perché oltre agli israeliani sono morti dei, cito, francesi innocenti che avevano la unica colpa di attraversare la strada. Quindi questo ovviamente causa dei contraccolpi non solo nelle relazioni con Israele, ma anche nelle relazioni del governo con la comunità ebrea che vive in Francia. Sostanzialmente le relazioni con Israele non si riprenderanno più. Piuttosto la Francia di Giscard è molto attenta a ristabilire o a corroborare i contatti con i paesi della sponda sud del Mediterraneo. A parte il caso libico, che verrà trattato per la sua importanza con una relazione ad hoc, la Francia di Giscard soprattutto punta a rafforzare i contatti e
e le relazioni con i paesi del Maghreb, vale a dire del Nord Africa ex francese e comunque Nord Africa francofono. La cosa funziona per il Marocco e la Tunisia, non funziona affatto, è un vero e proprio flop con l'Algeria. La visita in Algeria, che era una visita storica perché era la prima di un presidente francese dopo la fine della guerra d'Algeria, quindi dopo l'indipendenza algerina, si risolve in un fallimento. Giscard non riesce a intendersi con Boumediene sul piano anche caratteriale. Giscard propone all'Algeria delle relazioni di far procedere le relazioni bilaterali verso la normalità e Boumediene ha buon gioco nel sostenere le relazioni fra la Francia e l'Algeria non potranno mai essere normali, o saranno pessime o saranno eccellenti. Quindi freddezza negli incontri tra Franco e Algerini. Le cose vanno molto meglio con il Marocco e la Tunisia, anzi con il Marocco c'è un legame praticamente di ferro anche sul piano personale con Hassan II. Stessi legami corroborati con i paesi del Medio Oriente in senso più generale. Sto finendo, non mi interrompere, sto quasi finendo. Perché ma se mi hai minacciato mi interrompi, ancora qualche minuto. Perché è importante vedere come la politica di Giscard verso i paesi medio orientali allarghi il cerchio. Cioè, rispetto agli interlocutori abituali della Francia, la Siria, il Libano e l'Egitto, ora si punta anche, e non casualmente, ai paesi ricchi di petrolio. Si punta anzitutto all'Arabia Saudita, che è stabilmente il primo. Il paese che, da cui la Francia importa più petrolio stabilmente, ma molto floride sono le relazioni con l'Iraq di Saddam Hussein e in particolare ci sono delle relazioni molto fitte e molto anche sul piano personale molto insomma, forti con vari presidenti del Consiglio che si susseguono nel settennato di Giscard. Non solo con l'Iraq, ma anche con l'Iran. Con l'Iran le relazioni conoscono praticamente lo sviluppo delle relazioni conosce un punto di non ritorno con gli eventi del 79, con i cambiamenti del regime in Iran. Ora, quello che, di cui viene accusato Giscard, e verrà accusato soprattutto dal successore all'Eliseo, che è Mitterrand, è di aver fatto una politica attenta soprattutto a interessi mercantilistici, vale a dire di aver avuto in mente soprattutto il problema petrolifero, ma anche praticamente a pari merito con il problema petrolifero, il problema della vendita di armi. La Francia è una grande produttrice di armi, diventa in breve tempo il secondo fornitore di armi nella zona. Le accuse che vengono fatte alla politica di Giscard nel Medio Oriente è proprio quello di essersi fatta guidare dagli interessi legati al petrolio da una parte e alle armi dall'altra. E l'accusa politica che viene fatta è quella di aver spostato troppo il baricentro della politica francese nell'area medio orientale, spingendolo troppo lontano da Israele, cioè l'equilibrio non esiste più, la Francia si è schierata dalla parte dell'OLP. In un bilancio complessivo, e qui chiudo davvero, della politica di Giscard, nell'area mediterranea bisogna tener conto che Giscard doveva considerare che la Francia poteva lanciare delle iniziative e anche delle idee, però difficilmente avrebbe avuto le risorse economiche per trasformare queste idee in realtà. Vale a dire, la Francia scontava una debolezza economica che non poteva che condizionare anche l'orizzonte della sua politica estera. Quello che Giscard avrebbe voluto, cioè dare alla Francia una voce di una qualche importanza, soprattutto sul problema maggiore del Mediterraneo, che era il conflitto arabo-israeliano, non viene, da questo punto di vista, non viene centrato, se l'obiettivo era quello di far valere la voce della Francia. È significativo da questo punto di vista, e così do un assist ai miei colleghi,
che lo sviluppo più interessante e maggiore di questa fase del sistema internazionale per quanto riguarda in particolare il conflitto arabo-israeliano abbia come protagonista la comunità economica europea. Cioè la Francia sembra percepire con chiarezza che la sua sola voce sarebbe stata del tutto flebile e probabilmente non sarebbe stata ascoltata. L'unica possibilità per contare era dare questa voce alla comunità economica europea. Vi ringrazio per l'attenzione.